il Trastevere, la prima a staccare il pass per la finalissima playoff, vincendo in casa per 4-0 contro una Vastese coriacea ma a corrente alternata. Le reti nella prima frazione di Agnello e Crescenzo, di Santilli a Fioretti nella ripresa, regalano il pass ai capitolini. Per gli aragonesi si chiude quindi alle porte della finalissima una buona stagione con un crescendo tutto nel finale di campionato. Dopo la consueta fase di studio, il primo squillo è aragonese. Alessandro semina il panico in aria e pecca forse di troppa generosità. Sul pallone vagante Agnello non c'entra il bersaglio. Al 18esimo si rompono gli equilibri. Corsetti, ben imbeccato, punta l'aria, la penna scarica al centro e Crescenzo con un pizzico di affanno elude Di Rienzo e confeziona il vantaggio capitolino. La Vastese risente della rete subita e perde cattiveria. A fine primo tempo gli Amaranto scendono il colpo del possibile KO. Aggancio sontuoso di Corsetti, la penna ancora in aria, suggella il pesantissimo 2-0 per i padroni di casa. Nel recupero è Macri a sfiorare l'Eurogol. Di Rienzo tiene a galla i suoi pizzicando il pallone sulla traversa. Nella ripresa ci prova Scafetta a riaprire la contesa, alla sua volée si spegne di poco sul fondo. I biancorossi alzano i giri del motore. Ficara, neo entrato, dopo un solo giro di lancette prende la mira a millimetri dal 2-1. Sempre gli adriatici vogliono accorciare le distanze. Scafetta arriva sul fondo e scarica al centro. Nessun compagno però riesce a trovare la deviazione vincente. L'11 di Mister Mazza però sorniona, attende l'attimo giusto. Macri riceve e incrocia colpendo male. Nel finale Alessandro ha l'occasionissima per provare a riaccendere le speranze abruzzesi, ma calcia alto da posizione più che ghiotta. Gol mangiato, gol subito. Sul ribaltamento di fronte nel primo dei 7 minuti di recupero, Santilli chiude definitivamente il match. A incastonare una gemma per i trasteverini e Fioretti, che con un elegante colpo di tacco scende il poker per i padroni di casa. In camera il suo 201esimo gol in carriera. Sarà dunque il Trastevere la prima qualificata per i playoff in attesa del derby marchigiano di questa sera tra Tolentino e Samb. Sì, hai detto un po' tutto tu, abbiamo fatto già un grande percorso e questo mi permetto ancora di ringraziare la squadra, tutto lo staff tecnico e tutti i lavoratori della Vastese, e in primis anche i presidenti Bolami, Scafetta e anche il presidente del settore giovanile Salvatorelli. È stato un percorso bello. Oggi, come hai detto tu, siamo venuti a giocarci la partita a viso aperto e è mancato un po' all'inizio la possibilità di subito di sbloccarla, e poi è chiaro quando provi il tutto per tutto, peccato per il risultato, ma per chi ha visto la partita sicuramente è un po' troppo sonoro. Ah, il voto do 9 a tutti, perché è stata una stagione travagliata, è stata una stagione dove siamo partiti male, con tante vicissitudini, poi a novembre diciamo c'è stata la rottura col direttore sportivo, quindi lì la società, e la ringrazio, ha dato fiducia a me, al mister, a tutti, perché quindi ci siamo compattati e da lì il percorso è stato diverso, perché ci ricordiamo che comunque sono arrivate 5 vittorie consecutive e da lì la Vastese è stata sempre tra il quinto e il sesto posto, quindi merito a tutti, ripeto, a tutti quelli che lavorano nella società, la società stessa, la squadra, al mister, allo staff tecnico e in particolare anche a una persona che è su, che ci ha lasciato durante la stagione, che è Piero il magazziniere. E quindi è stata una stagione molto lunga. Adesso stacchiamo la spina e ce lo meritiamo, ma il voto è 9 ampiamente, anche 10, perché ripeto, sono stati tutti dei grandi professionisti, ma soprattutto dei grandi uomini. Ma per adesso stacchiamo, perché veramente siamo stanchi. Io a Vasto sto benissimo, però sicuramente bisogna vedere un po' i programmi. Il presidente lo conosciamo, è uno che vive per la Vastese insieme a tutti i soci, quindi sicuramente ripartiremo, vedremo, faremo un colloquio. Sicuramente la Vastese, quello che siamo soddisfatti tutti, che l'abbiamo riportata dove merita, cioè Vasto città e la Vastese stessa deve viaggiare su questa classifica. Poi ripeto, playoff non playoff, però devi stare sempre sul lato sinistro della classifica. Ah sì, addio, gara perfetta, diciamo che qualche cosa da migliorare c'è sempre, però calcolando che siamo sul finale di stagione, penso che fare una partita con questa intensità e anche con questa qualità non sia da tutte le squadre. Ma no, sono due ottime squadre, chiaramente a livello di qualità forse la San Benedettese a qualche cosina in più, hanno caratteristiche diverse. Noi, ripeto, facciamo il nostro percorso e chi ci capiterà cercheremo di batterla.